Il salone del mobile e il salone satellite si lavorano dal vivo, legno, ferro e vetro. Quadri che si trasformano per magia in veri divani. Oggetti ispirati al mondo animale, lampade, etere e mobili dalle forme più curiose. Sono 700 i designer sotto i 35 anni provenienti da tutto il mondo, i protagonisti del salone satellite. Tutte queste creazioni sono prototipi a caccia di aziende disposte ad investire su nuovi talenti. Quest'anno il tema del satellite alla sua 16ª edizione è design e artigianato, con tanto di botteghe testimonial che lavorano dal vivo, legno, ferro e vetro. Ma a colpire l'attenzione sono soprattutto le idee dei giovani progettisti, come il lampadario polare in metallo e ghiaccio, creato da un designer francese. È un lampadario da esterni, pensato per luoghi molto freddi. L'idea era quella di creare un oggetto in accordo con i fenomeni naturali. Questa designer giapponese, invece del solito pullover, ha inventato le porte in legno e lana. E sempre dal Giappone ecco l'angolino da appartamento per meditare, un canneto di foglie di garza dove raccogliere i pensieri. E c'è chi coniuga ironia e creatività creando oggetti ispirati al cibo simbolo Made in Italy. Qualche anno fa ci è venuta l'idea, ma perché non sottolineare l'italianità del design con un altro campo che è tanto famoso all'estero, quello della cucina all'italiana. No? Abbiamo preso un po' di tipi di pasta e li abbiamo fatti diventare alle volte una poltrona, a volte una lampada e un divano, e qui è uscita la nostra collezione, la pasta, viva la pasta!